Nel video precedente abbiamo parlato dell'importanza di progettare un ottimo merchandising. Adesso che abbiamo in mano un buon prodotto, dobbiamo capire come divulgarlo e far conoscere a tutti quanti che la nostra magliettina è la più figa di tutte, ma che soprattutto che questo merchandising ci crei dei danari e quindi danari aggiuntivi al prodotto che noi solitamente vendiamo. Non partite a fare grandi quantità di merchandising, le grosse tirature verranno dopo. Partite da piccole tirature, specialmente se siete all'inizio, non avete mai fatto il merchandising, provate a farlo. Anche perché le tecniche di stampa al giorno d'oggi ce lo permettono di fare le piccole quantità, digitale, termoapplicato, ma questo poi delle tecniche di stampa lo andremo a vedere dopo. Non mi stancherò mai di dirvelo, badate sempre alla qualità del vostro merchandising. Poche cose fatte bene. Sono 20 anni che faccio questo mestiere e i consigli che adesso vi andrò a dare sono consigli provati sulla pelle dei miei clienti, anzi sul cotone dei miei clienti. Consiglio numero 1: i testimonial migliori del vostro merchandising siete voi stessi. Indossate subito la magliettina, la felpa, il pantaloncino, la scarpa, il cappello che rappresenta la vostra ditta. Voi siete il VIP numero 1 che deve indossare il vostro brand. Avete un figlio che gioca a pallacanestro? Dategli la maglietta. Lui la indosserà o durante l'allenamento o nello spogliatoio e i suoi amici chiederanno che cos'è quella maglietta. Avete una figlia che va a fare fitness? Benissimo, dategli la maglietta. Lei la indosserà durante il suo allenamento sul tapis roulant. Sono cose banali. Però fidatevi, è l'inizio per divulgare il vostro brand. Consiglio numero 2: abbiamo un'amicizia, abbiamo una conoscenza importante, un personaggio, una persona di carisma che conosciamo sui social tramite Instagram, Facebook. Investiamo, mandiamogli la maglietta, mandiamogli il capo, mandiamogli il nostro merchandising. Tra virgolette, sacrifichiamo uno, due o tre pezzi, diamoli a queste persone. In modo che al momento della ricezione del nostro capo possono fare un post su Facebook, un post su Instagram, in modo che anche loro incomincino a divulgare il nostro abbigliamento. Non pensate soltanto a gente famosa che ha milioni di follower, può essere anche un personaggio del territorio che è molto conosciuto, che magari suona in una qualche band e ci può indossare la maglietta durante un live show. Consiglio numero 3, importantissimo, coinvolgere le persone sulla location della tua attività. Crei un evento, crei una situazione di interesse legata al tuo brand, al tuo merchandising. Vi faccio un esempio, uno stabilimento balneare molto importante di Cervia ha fatto un evento per promuovere la propria t-shirt. Noi gli abbiamo progettato un cartonato che la gente reggeva in mano e si faceva i selfie con indosso la t-shirt, con un hashtag dedicato all'evento. Questo ha creato molta risonanza attorno all'evento e di conseguenza attorno al merchandising che si andava a promuovere all'interno dell'evento. L'evento ovviamente dopo comprendeva anche DJ set, musica dal vivo, cocktail e tanta festa. Una volta fatta la fotografia col cartonato, la gente postava sui social la fotografia con l'hashtag dedicato. Questo ha creato tam tam e di conseguenza ha creato danari per lo stabilimento balneare, sia con la vendita del merchandising che con la vendita del proprio prodotto, in questo caso cocktail e bibite. Punto numero 4: fate diventare il vostro merchandising oggetto del desiderio. Regalate il vostro merchandising a un determinato tetto di spesa. In questo modo le persone che magari non arrivano a target con la spesa lo vogliono comprare oppure comprano qualcosa d'altro in modo da arrivare a target e di conseguenza aggiudicarsi il merchandising. Vi faccio un esempio pratico. Un nostro cliente, ristoratore, ci ha coinvolti nella progettazione del suo merchandising. Noi gli abbiamo proposto dei bellissimi grambiuli, un po' in denim, un po' in cotone. Grazie al nostro studio di progettazione gli abbiamo costato
tre differenti grafiche, molto belle, frizzanti, divertenti. Insieme con il ristoratore abbiamo pensato di aggiungere una Fidelity Card per i suoi clienti più affezionati. Dopo 5 cene riuscivano ad accaparrarsi il grembiule, uno dei tre grembiuli. Altri clienti hanno voluto acquistare il grembiule, magari come regalo, c'è chi si li è presi tutti e tre. Il merchandising è diventato un plus al guadagno del ristorante. Questo ha permesso che il marchio del nostro ristoratore sia stato veicolato tra le persone. Consiglio numero 5: l'utilizzo dei social. Al giorno d'oggi non possiamo esimerci dall'utilizzare i social. Sono diventati un media molto forte per veicolare il nostro merchandising e il nostro marchio in generale. Noi come TTSHIFT possiamo offrirvi anche questo servizio. Seguiamo i nostri clienti anche a livello digitale, progettando immagini e video che funzionano sui social, con all'interno il vostro merchandising. Successivamente possiamo postarle su YouTube, Instagram e Facebook. E ricordatevi sempre l'importanza dei social, perché i social sono gratuiti e sono un media fortissimo. Ultimo consiglio numero 6, l'e-commerce. Per chi è già a uno stadio più evoluto nella propagazione del proprio marchio, l'e-commerce è fondamentale. Noi siamo in grado di aiutarvi nella progettazione e realizzazione di un piccolo e-commerce da agganciare al portale per chi ce lo ha già. Per chi non ha il portale, si può realizzare un piccolo e-commerce a basso costo. Anche un piccolo e-commerce intrecciato con i social ci può dare grosse soddisfazioni. Vi faccio un esempio perché mi piace che ci sia chiarezza tra di noi. Quest'inverno sono andato in montagna con la mia famiglia. Abbiamo soggiornato in un hotel. Finita la vacanza, i bambini volevano delle bellissime felpe che avevano realizzato come merchandising. Siamo andati per acquistarle, però purtroppo le taglie dei bimbi non c'erano. Abbiamo chiesto informazioni e ci hanno detto che sarebbero arrivati il riassortimento fra una settimana. Noi siamo tornati a casa e tramite l'e-commerce dell'hotel abbiamo acquistato le felpe per i bambini. I bimbi hanno messo le felpe a scuola. Alcune mamme hanno chiesto dove avevamo preso quelle felpe. Quindi si è creato un piccolo tam-tam divulgativo dell'hotel in cui avevamo soggiornato. Ecco qui 6 consigli utili per poter guadagnare con il nostro merchandising. Mi raccomando, il vostro brand è una cosa seria.